Per lo stadio Tomaselli, la squadra di LF Nissa Rugby spera possa essere trovata presto una soluzione che consenta in tempi brevi a tutte le discipline sportive di utilizzare lo stadio polivalente. L'attuale situazione, evidenzia la squadra di rugby in una nota diffusa, potrebbe comportare per la stessa l'esclusione dal campionato. La vicenda alla base della dichiarazione riguarderebbe principalmente i lavori fermi, che secondo la nota dipenderebbero da una scelta dell'amministrazione, che in merito replica. Sì, ci sono pareri e regolamenti sull'omologazione dell'impianto sportivo emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti di Calcio e dalla Federazione Rugby che sono stati emessi successivamente alla data del bando. E appunto per questo il capitolato per la realizzazione dell'impianto deve tenere anche conto di ciò. E queste valutazioni attualmente sono al vaglio dell'ente che ha emesso, che ha dato il finanziamento per la realizzazione dell'opera e aspettiamo il loro esito. Dopodiché possiamo emettere il certificato di ultimazione dei lavori. Anche sulla questione di un cambiamento sul capitolato d'appalto, su cui proprio la Nissa Rugby ha lanciato una raccolta firme per cui hanno aderito molte squadre da tutta Italia, arriva la risposta. Se modifiche ci sono state, queste sono state fatte nel pieno rispetto di quelli che sono i regolamenti federali che omologano i campi di calcio e di rugby. E teniamo conto che appunto alcuni di loro sono stati emessi successivamente alla redazione del capitolato. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che nel pieno rispetto di questi regolamenti per l'omologazione, sono regolamenti che vengono emessi dalle rispettive federazioni e poi approvati dal CONI, quindi il nostro obiettivo è quello di rispettare in pieno i regolamenti per fare in modo che le squadre di calcio e di rugby della nostra città possano utilizzare tutte e due nel pieno delle loro possibilità e l'impianto.